Ritorna il domandone, questa volta serio, chiediamo: esprimi un desiderio per il 2014. Personale è difficile da scegliere, comunque ci sono molte cose che vorrei. Però una cosa in particolare, cioè non rendersi conto durante le feste delle persone che si è accanto, ma durante tutto l'anno. Questo perché comunque di recente mi sono successe delle cose, quindi rendersi conto delle persone, della preziosità delle persone che abbiamo accanto. Quello che cerco probabilmente è più sicurezza anche mentale, più tranquillità e poi soprattutto riuscire a stare a fare qualcosa anche per Palermo, pur vivendo lontano, a rimanere legato per quello che desidero sempre da quando sono andato via. Vorrei ci fosse più aiuto per i poveri, più aiuto per i cani, io sono una grande animalista. Più solidarietà. La cosa che mi auguro maggiormente è quella della serenità in famiglia, anche perché per vari problemi che abbiamo avuto sia a livello economico che di salute, perché mio padre era SLA. Spero che il 2014 possa portare anche una ventata di felicità, che già è arrivata con la piccola Sofia, che è mia nipote, che ora 4 mesi compie dopodomani. Comunque di non perdere mai la speranza, se si crede di voler fare qualcosa bisogna sempre sperare e perseverare, e quindi prima o poi si raggiungerà l'obiettivo. Quindi il messaggio che vorrei dare è di credere più in quello che vogliamo e quindi avere più speranza, ed essere soprattutto anche, vorrei che noi, soprattutto noi giovani, fossimo più solidali nei confronti del prossimo, e quindi aprirci maggiormente e donarci al prossimo. Vorrei riuscire a laurearmi, vorrei, perché questo qui porterebbe sicuramente più serenità a me personalmente e di conseguenza renderebbe i miei genitori fieri di me. Quello familiare vorrei che comunque la situazione in generale sia aggiustasse un po'. Non dico di qualche cosa, in generale sia aggiustasse la situazione, soprattutto con mia nonna. L'anno prossimo più che altro mi vorrei coltivare ancora per molto l'amicizia che provo. Persone molto, comunque sono molto legato, dopo anni, ci conosciamo dalla vita, fratelli, e spero soprattutto di poter coltivare ancora le mie amicizie, che forse sono loro la mia famiglia, più che parenti, ovviamente non c'entro niente, i genitori. Per me stesso un po' meno di ombra, anche se a fine anno sono state un po' più di luci, e per il mondo, sempre la pace nel mondo, viva la pace, forza Palermo, e che il Palermo possa andare in Serie A, fondamentale.